Buongiorno a tutti cari amici di YouTube, benvenuti sul mio canale, io sono Samuela Giove. Benvenuto a te, se passavi per caso da queste parti, iscriviti per far parte anche tu della nostra famiglia. E invece per voi che già mi conoscete, oggi una ricetta speedy, perché a Natale abbiamo bisogno di ricette speedy. Prima però presentiamo lei, versione natalizia. 3, 2, 1, sigla! Dancing through the snow in a one-horse open sleigh. Over fields we go. Dobbiamo essere pronti ad accogliere magari gli amici o parenti che vengono a salutarci, a portarci magari un pensiero o semplicemente a scambiarci gli auguri di buon anno e di buon Natale. Allora, ho pensato per voi ad un dolce capace di racchiudere tutti i saponi natalizi, ma che sia speedy, perciò molto veloce da preparare. Andiamo a vedere gli ingredienti che servono per questa facilissima ricetta, ma di un effetto davvero strabiliante. Andiamo a vedere ciò che ci servirà. Allora, del latte condensato, ne servirà un cucchiaio abbondante, delle pere tagliate a tocchetti che ho fatto semplicemente saltare in padella con dello zucchero e della cannella per neanche 2 minuti e questo è il risultato che ho ottenuto. Ricotta, quella che più preferite, io ne utilizzerò 200 grammi. Un panettoncino, potete scegliere quello che volete. Io ho acquistato uno di questi piccolissimi perché mi serviva in modo da non poter aprire, da non dover aprire quelli grandi. Io l'ho acquistato glassato, ma voi potete utilizzare anche quello normale, quello farcito, quello che più vi piace. Del cacao amaro ed una bagna. Io in questo caso ho deciso di farla crema al caffè, di latte, perdonate, al caffè, ma voi potete benissimo decidere di renderla anche leggermente alcolica. Beh, il binomio con un bel whisky è sublime. Andiamo a prepararlo insieme. Per prima cosa prendiamo una bulla abbastanza capiente e ci mettiamo dentro tutte le pere. Io ne ho tagliate 3, ma in base a quanti bicchierini voi dovete utilizzare. Voi dovete più che altro riempire. Andateci a mettere dentro la vostra ricotta, tutta quanta. Mi raccomando, pulite bene i contenitori. Ok. Poi ci andiamo a mettere del latte condensato. Vedete, io vado a occhio. Più o meno sarà un cucchiaio abbondante. Ok, ma anche là se vi va anche di più. Del cacao amaro ne mettiamo la punta di un coltello. Siamo in diretta, per cui bene così. Ed amalgamiamo il tutto. Amalgamiamo in modo da far incorporare bene tutti gli ingredienti. Ok, le pere con la cannella rilasciano un profumo eccezionale. Perfetto, mettiamo da parte un attimo la nostra farcia e ci occupiamo appunto di tagliare il panettone. Allora, tagliate delle fette. Ripeto, io ho scelto questo con i canditi perché io adoro i canditi. Poi a casa mia, siccome tutti mangiano il pandoro, un panettoncino con i canditi. Ok, ho tagliate delle fettine che più le tenete ottimali per il contenitore, perché io sto utilizzando dei bicchieri, ma voi potete pensare di utilizzare i contenitori che più vi piacciono, se avete altri tipi di bicchieri. Prendete le vostre fettine di panettone e le andate ad adagiare pareggiandole in maniera, scegliete quelli magari un po' più fini, da riempire tutto quanto il vostro bicchierino.
anche in maniera coreografica, perché in modo tale che possa poi prendere tutta la circonferenza del bicchiere. Vi aiutate con le mani, tanto il panettone, Pandoro, o se avete dei ritagli di pane in Spagna, è un modo anche per, no? Non buttare niente. Quindi sistemate bene il tutto in modo tale da rendere una cosa armonica. Poi prendete un pennellino e ci andate a versare la bagna che avete fatto. Ripeto, io l'ho scelta analcolica, ma voi potete benissimo decidere. Ok, perfetto, penso che possa bastare. E poi arriva la parte più golosa. Andate a riempire i vostri bicchierini con questa golosità. Ok. Voilà! Prendete dell'altro panettone e ce lo andate a sbriciolare sopra. Ok. Magari cercate di fare piccoli pezzi e poi, come tocco finale nel mio caso, mi sbizzarrite con delle decorazioni. Io ne avevo una di questo genere e voilà, il vostro dessert natalizio è pronto. Ne vado a comporre altre due e poi ci vediamo dopo per la prova assaggio. E quindi, cari amici, in questi giorni di festa, in cui magari abbiamo poco tempo per rimanere dietro i fornelli, è un modo carino per appunto accogliere i vostri ospiti, ma potrebbe anche essere un'ottima idea per fine pasto o del 24 oppure del giorno del 25 o in questi giorni di festa che magari sono talmente ricchi di cose buone da mangiare, magari questo potrebbe rappresentare un fine pasto leggero, delizioso, ma col tempo delicato, capace appunto di stupire tutti quanti i vostri ospiti. Potete prepararlo la sera prima o magari in modo tale che i sapori si rapprendano meglio, ma è anche buonissimo preparato 10 minuti prima che magari il vostro campanello suoni. E adesso andiamo a provarlo insieme con me, perché se la veduta è molto, questa addirittura l'ho guarnita con qualche cubetto di cioccolato bianco. Allora, per ingolosirlo ancora di più, andiamo a provarlo. Ragazzi, è uno spettacolo. La cannella si sente benissimo, i cubetti di pera conferiscono al dolce una delicatezza ed una bontà che ti richiede sempre di prenderne dell'altro. Io prima, no, vabbè, grazie, buono, buono, buonissimo, provatelo. Ricotta, latte condensato, cubetti di pera e cannella per un risultato fantastico. Provatela perché è buonissimo. Se poi ci mettete una bagna leggermente alcolica, per renderlo ancora più gustoso, No, ragazzi, fidatevi, però parte no. Prima che io che finisca tutto quanto, vi ricordo come sempre di iscrivervi al mio canale se ancora non l'avete fatto. Attivare la campanella in modo tale che voi siete avvisati tutte le volte che uscirà un nuovo video. Lasciare tanti pollici in su in modo tale che io possa capire che soprattutto le ricette speedy vi piacciono. E commentare, fatemi sapere se lo provate, i modi in cui lo provate, insomma. Io vi rinnovo i miei auguri di Buon Natale. Martedì uscirà un nuovo video un po' particolare e quindi rimanete sintonizzati. E quello che vi auguro, lo ripeto nuovamente, è tanta serenità, felicità e soprattutto tanta salute a tutti quanti voi. E come sempre vi ricordo che con Sam in cucina, ah no, volevo farvi vedere anche i miei arricchini. Ogni creazione, quanto è buono! Ragazzi, io lo mangerei tutto. Quanto è buono! È divina! Buon Natale a tutti, ciao!